Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati all'interno delle nostre breaking news, apertura dedicata ad una notizia di cronaca. Ad dell'incredibile quanto è accaduto stamattina a Lecce in via De Mura. Un cittadino tunisino si è schiantato con la propria auto contro alcune macchine parcheggiate in zona. Dopo essere sceso dalla macchina, ha litigato col proprietario di una vettura coinvolta nell'incidente, ferendolo con un cacciavite. L'uomo è finito in ospedale. Un palermitano è stato denunciato per una presunta truffa online ai danni di un cinquantenne leccese. Costui pagò lo strumento musicale tramite bonifico, ma non gli è stato mai recapitato. Secondo la polizia, all'epoca dei fatti era sottoposto a sorveglianza. Scongiurato il licenziamento immediato dei 130 lavoratori Alba Service, la provincia finanzierà manutenzione delle strade e scuole, mentre invece la regione prende in carico gli assistenti sociali. Si lavora già al piano industriale, ieri l'accordo in prefettura. Cambiamo adesso argomento, passiamo alla politica. Michele Emiliano, governatore pugliese, pensa ad un decreto speciale per rimodulare il progetto TAP. Spostando il gasdotto transadriatico che dovrebbe sorgere da Melendugno a Brindisi, non si dica, ha dichiarato, che le regioni sono bastian il contrario. Evitare atteggiamenti in campo come quelli di Rieti e Catanzaro, così mister Piero Braglia nella conferenza stampa avuta coi giornalisti. Ok Papini ed Abruzzese, da valutare invece Dumbia, dubbi sul sostituto del difensore Freddi. Terminano qui anche per oggi le nostre breaking news, vi ricordiamo che tutte le notizie e dovuti approfondimenti sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it, anche in versione mobile. Grazie, arrivederci.